Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alice Bianchi, sono una ginecologa e lavoro presso il servizio di fisiopatologia della riproduzione umana dell'ospedale Umberto I, di cui è responsabile la dottoressa Rambelli e come vedete all'interno del centro lavora personale medico, biologo e personale infermieristico dedicato. In questa prima diapositiva inoltre trovate i nostri recapiti telefonici, il nostro indirizzo mail e il nostro fax di riferimento. Abbiamo realizzato questo video allo scopo di spiegare in maniera quanto più semplice e chiara possibile quelli che sono i vari passaggi legati alla fecondazione in vitro, sia per le coppie già in carico presso la nostra struttura e che devono iniziare in tempi brevi il trattamento, sia più in generale per le coppie che desiderano conoscere questo mondo. In questa diapositiva, scusate che. In questa diapositiva abbiamo riportato tutti i trattamenti che eseguiamo all'interno della nostra struttura, partendo da quello più semplice, di inseminazione intrauterina, arrivando alla fecondazione in vitro, cosiddetta FIVET, e alla tecnica ICSI, che poi verrà spiegata bene dalla biologa, la crioconservazione dei gameti e degli embrioni, quando e come farla, che questo vi verrà spiegato dalla biologa, la PMA eterologa, possibile in Italia da settembre 2014, la tese, quindi il prelievo bioptico di spermatozoide dal testicolo, e infine la diagnosi genetica preimpianto. Quindi questi sono tutti i trattamenti che eseguiamo all'interno della nostra struttura. Due parole sull'inseminazione intrauterina, che è un trattamento di primo livello semplice, ed è un trattamento che prevede una blanda stimolazione ormonale, è una terapia farmacologica, quindi con punture, eseguire sottocute sulla pancia per circa una decina di giorni, con un dosaggio di farmaco molto basso, perché questa terapia ha lo scopo di portare allo sviluppo all'interno dell'ovaia di un numero massimo di 2, massimo 3 follicoli. È una terapia che una volta iniziata deve essere monitorata con 2-3 ecografie, di controllo in media. Prevede, inoltre l'utilizzo di un farmaco che favorisce l'ovulazione, quindi induce l'ovulazione e infine, come vedete nell'immagine, viene portato il liquido seminale all'interno dell'utero. In questo caso abbiamo lo speculum e con un cateterino in cui era stato precedentemente caricato il liquido seminale del marito prodotto il giorno stesso del trattamento, il liquido viene portato all'interno. E questo è appunto il trattamento di primo livello. Diverso è il caso della fecondazione in vitro, della fecondazione assistita di secondo livello, la cosiddetta FIVET. È un trattamento più complicato, più importante, che abbiamo cercato di semplificare dividendolo fondamentalmente in quattro passaggi: la parte della stimolazione ormonale, seguita dal prelievo ovocitario, l'embryo transfer e infine il supporto della fase luteale. La stimolazione ormonale. La stimolazione ormonale ci permette di avere una crescita follicolare multipla. Come vedete nell'immagine a sinistra abbiamo un ovaio non stimolato, un ovaio normale in cui abbiamo un solo follicolo in crescita, il cosiddetto follicolo dominante. A destra invece abbiamo un ovaio stimolato, un ovaio in cui contemporaneamente stanno crescendo tanti follicoli. E questo è reso possibile appunto dall'utilizzo di questa terapia, di questa stimolazione ormonale. E la terapia quindi sono degli ormoni, chiamati gonadotropine, sono farmaci pensati per l'autosomministrazione, sono farmaci da somministrare per via sottocutanea in zona periombelicale, come vedete nell'immagine, e sono farmaci gratuiti, quindi dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale e da ritirare sulla farmacia ospedaliera della propria ASL di residenza tramite un piano terapeutico fornito dal nostro centro. Accanto a questi farmaci, ad un certo punto mi verrà detto di eseguire un secondo tipo di farmaco, agonista o antagonista a seconda dei protocolli. Questo secondo farmaco è sempre un farmaco da somministrare per via iniettiva, quindi sono sempre punture da eseguire sottocute sulla pancia. Farmaci però in questo caso a pagamento, da ritirare in farmacia non ospedaliera tramite una ricetta bianca fornita sempre dal nostro centro. Questa stimolazione ormonale, quindi questa terapia, ha una durata di circa 10-12 giorni. È una terapia, come abbiamo detto, importante perché permette la crescita dei follicoli all'interno dell'ovaia. È una terapia che una volta iniziata deve essere attentamente monitorata.
come attraverso ecografie. Ecografie vengono eseguite nei nostri ambulatori, in media 2, 3, a volte 4 ecografie, grosso modo giorni alterni. Le ecografie sono accompagnate da prelievi di sangue che permettono di valutare la concentrazione di ormoni come l'estradiolo e il progesterone. Anche il prelievo di sangue viene eseguito nei nostri ambulatori da personale infermieristico e non importa il digiuno per l'esecuzione di prelievo. Durante la terapia ormonale vi verrà chiesto di avere rapporti protetti in corso appunto di stimolazione. Quindi i rapporti sessuali possono avvenire, ma devono essere protetti perché si sta facendo una terapia ormonale. Il monitoraggio del controllo della stimolazione ormonale è importantissimo perché? Perché ci dà informazioni sul numero e sulle dimensioni, sul diametro dei follicoli ovarici, quindi su come stanno crescendo. È importante perché ci permette di eventualmente apportare delle modifiche alla terapia ormonale in corso. Ci possono essere pazienti che rispondono poco alla terapia, quindi è necessario aumentare il dosaggio. Ci possono pas essere pazienti che stanno rispondendo troppo alla terapia, in cui è importante ridurre il dosaggio. La stimolazione è importante per capire inoltre quando programmare il passaggio successivo, quindi quando programmare il prelievo ovocitario. Una domanda che spesso ci viene posta è quella legata agli effetti collaterali di questa stimolazione ormonale. Partiamo col dire che è una terapia ben tollerata, di breve durata, dura circa 10-15 giorni, come abbiamo detto prima, ed è compatibile con qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, la letteratura è molto rassicurante in relazione al rapporto tra questo tipo di stimolazione ormonale e l'insorgenza di neoplasie. Nel senso che ad oggi i dati della letteratura forniti su un campione molto molto ampio di pazienti stimolate ci dice che non vi è un'aumentata incidenza di neoplasie, in particolare neoplasie mammarie e neoplasie ginecologiche, nelle pazienti sottoposte a stimolazioni ormonali rispetto a pazienti non stimolate. Uno degli effetti collaterali della terapia ormonale può essere rappresentato oltre che dalla scarsa risposta alla terapia, dall'eccessiva risposta alla terapia, andando incontro a quella che viene chiamata sindrome da iperstimolazione ovarica. Compare in circa il 5% dei trattamenti di fecondazione in vitro, può comparire durante la prima fase, quella legata alla terapia ormonale, oppure può comparire nella fase più tardiva, quella in cui si instaura la gravidanza. È legata a un'eccessiva risposta della terapia e quindi a un'eccessiva concentrazione di estrogeni in circolo. Questo cosa comporta? Comporta un aumento di volume delle ovaie, quindi come vedete nell'immagine, quindi le ovaie diventano molto grandi, e inoltre si ha un'aumentata permeabilità dei vasi sanguigni con un eccessivo passaggio di liquido dal comparto intravascolare, quindi passa, diciamo, liquido dal comparto intravascolare al comparto extravascolare, quindi con un accumulo di liquido nell'addome che noi chiamiamo ascite. Questo liquido può essere anche tanto e arrivare addirittura ai polmoni, potendo dare del versamento. Dall'altra parte, il fatto che il liquido passi da dentro i vasi a fuori i vasi fa sì che i globuli rossi all'interno dei vasi, possano andare incontro a eventi trombotici. Quindi, è una complicanza che per fortuna è abbastanza rara. È una complicanza che si può sempre prevenire? Purtroppo no. Allora, abbiamo strategie preventive primarie e secondarie, nel senso che ci sono pazienti più predisposte a questo tipo di complicanza. Di solito sono pazienti molto magre, pazienti con ovaio policistico, pazienti che hanno già avuto magari in anamnesi un episodio di questo tipo, con altre stimolazioni ormonali. In queste pazienti si adottano dei protocolli particolari terapeutici con un dosaggio di farmaci molto basso e dei monitoraggi ecografici molto ravvicinati. Nonostante tutte queste strategie, in pazienti predisposte comunque si può sviluppare questo tipo di problematica. A questo punto, una volta che si instaura in corso di stimolazione, la strategia principale è quella di
non trasferire gli embrioni all'interno dell'utero in un paziente che sta rispondendo molto alla terapia, ma recuperare gli ovociti e congelare gli ovociti o eventualmente gli embrioni senza trasferire embrioni in utero, perché il quadro di iperstimolazione ovarica che vi ho descritto prima peggiora se si instaura la gravidanza, e in quanto la gravidanza porta con sé un carico ormonale che amplifica tutti gli aspetti che vi ho descritto prima. La paziente in cui si sta sviluppando una sindrome da iperstimolazione ovarica, quindi una paziente in cui da una parte congeleremo ovociti o embrioni, e dall'altra parte è una paziente che gestiremo a livello ambulatoriale con monitoraggi ecografici, con monitoraggi con esami del sangue, adotteremo delle strategie legate alla dieta, legate alla ridotta attività fisica, all'attività sessuale. E nel giro di 10, diciamo 12 giorni, di solito la paziente va incontro a un miglioramento della sintomatologia, le ovaie si riducono di volume e il quadro torna pressoché nella norma. In casi molto rari, la gestione può, se i sintomi peggiorano, può diventare ospedaliera. Però, ripeto, sono casi molto molto rari, e nella maggior parte dei casi, congelando ovociti ed embrioni, quindi non trasferendo direttamente gli embrioni, il quadro torna pressoché nella norma nel giro di una settimana, 10 giorni. Una volta eseguita la stimolazione ormonale, e quindi una volta che attraverso le ecografie di controllo e i prelievi del sangue ho verificato la crescita dei follicoli all'interno dell'ovaia, programmo, una volta che i follicoli sono delle giuste dimensioni, programmo la fase successiva, cioè quella legata al prelievo degli ovociti. Il prelievo degli ovociti è una procedura chirurgica, viene eseguita in day hospital con un ricovero della paziente di mattina presto, cioè intorno alle 7:30, e una dimissione che nella maggior parte dei casi è in tarda mattinata o in casi selezionati in tardo pomeriggio. È una procedura che di per sé dura circa, come vedete dall'immagine, questa è la sonda ecografica, quindi la sonda interna con la quale vengono eseguite le ecografie transvaginali. Su questa sonda viene montato un ago che ci permette di passare attraverso la parete vaginale e di aspirare tutto il contenuto follicolare dei follicoli ovarici di entrambe le ovaie, quindi tutti quei follicoli che noi vedevamo al monitoraggio ecografico attraverso questo ago vengono aspirati. Il contenuto, quindi liquido follicolare, poi viene passato attraverso delle provette al biologo che è in sala operatoria con noi. Quindi la procedura dura in media 10-15 minuti. Il biologo, quindi in contemporanea, al microscopio, è in grado di analizzare il liquido follicolare e di identificare gli ovociti presenti all'interno. Non sempre il numero di ovociti ritrovati dal biologo corrisponde al numero di follicoli individuati all'ultimo monitoraggio ecografico. Per farvi un esempio, se all'ultimo monitoraggio ecografico il numero di follicoli di grandi dimensioni poteva essere di 10, non sempre ci sarà una corrispondenza col numero di ovociti recuperati. Questo perché? Perché possono esserci dei follicoli che all'interno non hanno sviluppato l'ovocita, quindi dei follicoli vuoti. E questo lo si può valutare soltanto il giorno del pick-up, quindi non attraverso l'ecografia. L'ecografia permette di vedere la crescita del follicolo, ma non individua l'ovocita presente all'interno. Quindi è solo il biologo, attraverso il microscopio, che è in grado di individuare la presenza, il numero e il grado di maturità degli ovociti. Quindi la paziente viene dimessa, come abbiamo detto, il giorno del pick-up, in tarda mattinata o nel tardo pomeriggio se viene eseguita l'anestesia generale. Il giorno della dimissione viene fornito l'appuntamento per lo step successivo, quindi l'appuntamento per l'embryo transfer, che può avvenire dopo 2, dopo 3 o dopo 5 giorni, a seconda dello stadio dell'embrione in cui si decide di eseguire l'embryo transfer, e con una terapia viene dimessa la paziente con una terapia di supporto legata al progesterone, acido folico, a seconda dei casi, aspirinetta o clexane.
Il prelievo vocitario è una procedura chirurgica. Come tutte le procedure chirurgiche, può essere gravata dalle complicanze, che per fortuna sono molto molto rare. Quella un pochino più frequente, legata al sanguinamento della parete vaginale, una volta che viene inserito l'ago per l'aspirazione follicolare, ma per fortuna è un sanguinamento laddove dovesse avvenire, che tende praticamente ad autolimitarsi. Molto 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 rari sono i casi invece di sanguinamento interno, quindi emoperitoneo o di infiammazione pelvica o complicanze ancora più rare come cessi, fistole o lesioni ureterali. Sono veramente molto molto rari. Il passaggio successivo è quello legato all'embriotransfer, quindi la paziente viene dimessa il giorno del pick-up, le viene dato l'appuntamento per, appunto, come abbiamo detto, l'embriotransfer, che è una procedura ambulatoriale semplice, non dolorosa, viene richiesta la vescica piena in quanto la procedura si svolge sotto guida ecografica attraverso una sonda ecografica posizionata sulla pancia. Quindi il fatto di avere la vescica piena ci permette di visualizzare l'utero. Come vedete, viene posizionato uno speculum, viene introdotto a livello del collo dell'utero una sorta di catetere cavo che noi chiamiamo guida. Il biologo carica sul cateterino l'embrione o gli embrioni da trasferire in utero e attraverso questo cateterino vengono portati letteralmente all'interno dell'utero. Alla paziente poi viene chiesto di rimanere circa una mezz'oretta a riposo stesa, dopodiché può andare a casa. Il marito deve essere presente sia il giorno del pick-up sia il giorno dell'embriotransfer, quindi tassativamente in questi due momenti. La paziente viene dimessa e le viene dato l'appuntamento per l'esecuzione del test gravidanza, quindi del dosaggio ematico della beta HCG, dopo circa 14 giorni. La paziente deve proseguire con la terapia che le è stata data il giorno del pick-up, quindi col progesterone, acido folico e a seconda delle necessità, appunto, altre terapie di supporto, come possono essere Clexane, Aspirinetta o Cortisone. Una domanda che spesso ci viene posta è quella legata al riposo domiciliare, se è indispensabile, se è necessario, se è consigliato. Allora, in generale, diciamo che il riposo domiciliare è consigliabile per 2-3 giorni dopo il trasferimento dell'embrione. Dopodiché la paziente può tornare al lavoro. Se il lavoro lavora a rischio oppure è un lavoro fisicamente molto pesante, allora il consiglio è di rimanere a casa fino al test di gravidanza. La PMA eterologa. Allora, quindi la PMA eterologa prevede l'utilizzo di gameti, quindi ovociti o spermatozoi o entrambi, provenienti da un soggetto esterno alla coppia. Come vi ho detto prima, da settembre 2014 è possibile eseguirlo anche in Italia. Quando è indicato eseguirla? Quando vi è una sterilità indotta da terapie antitumorali, quindi quando laddove non vi sono ovociti o spermatozoi disponibili in seguito a terapie antitumorali. Oppure qualora la partner femminile abbia una ridotta riserva ovarica, una menopausa precoce, o il partner maschile un'azoospermia, un siderofattore di infertilità maschile. Oppure nelle coppie che abbiano già affrontato multipli trattamenti di PMA omologa, non andate a buon fine. O infine, laddove ci sia la possibilità di trasmettere al nascituro una malattia ereditaria. Naturalmente per la PMA eterologa è indispensabile avere donatori o donatrici che in maniera spontanea e altruistica decidano di donare i propri gameti. In Italia la donazione è consentita ai soggetti di sesso maschile che abbiano almeno 18 anni e non più di 40 e ai soggetti di sesso femminile che abbiano non meno di 20 e non più di 35 anni. Sia la PMA omologa sia la PMA eterologa possono essere eseguite fino al compimento del 46esimo anno di età nella donna. E per un numero di cicli, questo col Servizio Sanitario Nazionale, per un numero di cicli di 6, sia di PMA eterologa sia di PMA omologa. Ciclo per ciclo si intende la possibilità di poter eseguire il trasferimento degli embrioni. Per esempio, se una paziente esegue una stimolazione ormonale, per qualche motivo non si ottengono embrioni in quel trattamento, quindi non riesce ad eseguire anche l'embriotransfer, quello non è considerato un ciclo completo. Poi questo vi verrà spiegato insomma, in maniera un po' più chiara e semplice nei nostri ambulatori.
Per quello che riguarda invece la PGT, il cosiddetto test genetico preimpianto, ha il fine di identificare e di trasferire tra gli embrioni prodotti in un ciclo di procreazione medicalmente assistita quelli non affetti da una determinata patologia e trasmissione ereditaria. Quindi, diciamo, è riservato alle coppie che abbiano un'anamnesi o esami genetici positivi per una determinata patologia e prevede sempre comunque una consulenza genetica per valutare l'eventuale indicazione al test. Nessuna tecnica di procreazione medicalmente assistita garantisce l'ottenimento di una gravidanza. Le percentuali di successo dei differenti trattamenti sono legate all'età della donna, alla patologia e possono variare da coppia a coppia e da ciclo a ciclo. Qui abbiamo riportato quelli che sono i dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, l'ultima relazione ministeriale legata al 2017. E abbiamo pubblicato questi dati perché sono in linea con i dati del nostro centro, quindi circa la percentuale di gravidanza su trasferimento embrionale è di circa il 28-30%. Quindi, non sempre, ecco, questi trattamenti vanno a buon fine. Ecco perché è fondamentale un supporto psicologico, in quanto la coppia, laddove ne abbia necessità, in qualsiasi parte del percorso, sia nella fase diagnostica, sia durante il trattamento, sia dopo il test di gravidanza, il singolo o la coppia sentano la necessità di un supporto psicologico, per fortuna, si ha a disposizione una figura di riferimento. Abbiamo riportato sotto appunto quelli che sono il numero di riferimento e gli orari relativi appunto alla possibilità di contattare uno psicologo che collabora con il nostro centro. Passo la parola alla nostra biologa, la dottoressa Felletti, che vi spiegherà quella che è la parte di laboratorio, quindi la parentesi, diciamo, che intercorre tra il prelievo ovocitario e il trasferimento dell'embrione. Buongiorno a tutti, vediamo ora cosa succede nel laboratorio di procreazione medicalmente assistita. Normalmente l'incontro tra ovocito e spermatozoo avviene all'interno delle tube. Si forma lo zigote che, continuando la sua discesa verso l'utero, diventa embrione e si va ad impiantare nella parete uterina, dando inizio alla gravidanza. Per le coppie che si sottopongono a trattamenti di procreazione medicalmente assistita, l'incontro tra i gameti avviene in vitro e quindi lo sviluppo dell'embrione avviene in laboratorio. La paziente entra in sala operatoria il giorno stabilito per il prelievo ovocitario, che chiameremo giorno 0. Il laboratorio e la sala operatoria sono ambienti adiacenti e comunicanti tra di loro. Attraverso una finestra, dalla sala operatoria arrivano al biologo le provette contenenti il liquido follicolare che ha aspirato il medico per via vaginale. Il contenuto di ogni provetta viene esaminato attentamente al microscopio al fine di individuare gli ovociti in esso contenuti. In questa fase, come possiamo vedere nell'immagine di destra, l'ovocita appare al microscopio circondato dalle cellule della corona radiata e del cumulo oforo. Una volta terminato il pick-up, gli ovociti raccolti vengono posti in incubatore in attesa di essere inseminati oppure crioconservati. Le modalità di inseminazione degli ovociti sono due, e sono rappresentate dalla tecnica FIVET e dalla tecnica ICSI, la cui scelta dipende strettamente da caratteri specifici della coppia e dalla qualità del liquido seminale. A sinistra, con la tecnica FIVET, gli ovociti destinati all'inseminazione, ancora circondati dalle cellule del cumulo oforo, vengono messi a contatto con una determinata concentrazione di spermatozoi all'interno di una piastra da coltura in incubatore. In questo caso sarà lo spermatozoo a dover penetrare spontaneamente dentro la cellula uovo per fecondarla. Tale modalità prevede di avere un liquido seminale con parametri di normalità. A destra, invece, con la tecnica ICSI, gli ovociti, per poter essere inseminati, devono preventivamente
venire decolonizzati dal biologo. La decolonizzazione è una procedura che comporta la rimozione delle cellule del cumulo oforo e della corona radiata al fine di poter valutare al microscopio il grado di maturità dell'uovo. Dopo la decolonizzazione possiamo trovare ovociti a diversi stadi di maturità, che sono, partendo da sinistra verso destra, le vescicole germinali, gli ovociti in metafase 1 e gli ovociti in metafase 2. Solo gli ovociti in metafase 2 hanno il corredo cromosomico idoneo ad incontrare quello dello spermatozoo. Gli altri ovociti sono immaturi e non sono inseminabili. Come vediamo in basso a destra, con la tecnica ICSI lo spermatozoo viene iniettato all'interno della cellula uovo dal biologo. Gli ovociti in metafase 2 che non vengono inseminati sono destinati alla crioconservazione. Dopo l'inseminazione, gli ovociti vengono posti in incubatore in attesa di essere nuovamente osservati la mattina seguente, che chiamiamo giorno più uno, per il controllo della fecondazione. Non necessariamente tutte le uova inseminate risulteranno fecondate. Nell'immagine di sinistra vediamo un ovocita non fecondato, infatti non sono presenti segni di fecondazione. Nell'immagine di destra abbiamo lo zigote triploide che mostra invece segni di fecondazione anomala in quanto sono presenti tre pronuclei. Al centro invece abbiamo lo zigote diploide dove sono chiaramente visibili i due pronuclei, il pronucleo maschile e il pronucleo femminile, che sono indice di fecondazione avvenuta correttamente. In questa fase è possibile che nessuno degli ovociti inseminati risulti fecondato e ciò comporta purtroppo l'interruzione del ciclo. Solo gli zigoti diploidi, quelli con la scritta in rosso, sono destinati a proseguire la coltura in incubatore. Verranno nuovamente osservati nei giorni seguenti, che chiamiamo giorno più 2, giorno più 3, giorno più 5, più 6, per verificare la formazione e lo sviluppo dell'embrione. Qui vediamo vari gradi di sviluppo embrionale a seconda della giornata in cui avviene l'osservazione al microscopio. In giorno più 2 avremo embrioni a 2-4 cellule, in giorno più 3 embrioni a 6-8 cellule. I giorni più 5 e più 6 invece sono i giorni in cui si ha la formazione della blastocisti, che è il massimo stadio embrionale che si può raggiungere in vitro in laboratorio. In questa fase è possibile che tutti gli zigoti diventino embrioni, che nessuno degli zigoti diventi embrioni, e anche questo comporta l'interruzione del ciclo. Inoltre, alcuni degli embrioni formati possono degenerare o arrestare il loro sviluppo e quindi non saranno destinati all'embriotransfer. Gli embrioni invece con sviluppo ottimale saranno destinati al trasferimento in utero che potrà avvenire in seconda, terza o quinta giornata a seconda della situazione specifica della coppia. Gli embrioni alternativamente potranno essere crioconservati. A tutti gli embrioni formati verrà assegnato un grado che ne identificherà la qualità. I gradi vanno da A a D in base a vari parametri, ad esempio il numero di cellule oppure il grado di frammentazione. Il grado A rappresenta la qualità ottimale, il grado D è indice di qualità molto scarsa. Questa è una valutazione prettamente morfologica fatta al microscopio che comunque non fornisce indicazioni complete sulla reale capacità dell'embrione di dare inizio ad una gravidanza. Esiste anche una classificazione delle blastocisti che qui non vediamo e che tiene sempre conto di caratteristiche morfologiche osservabili al microscopio. Parliamo ora un po' di criobiologia.
In particolare vediamo cosa può andare incontro a congelamento in un ciclo di procreazione medicalmente assistita. Quando congeliamo e cosa congeliamo? Possiamo congelare ovociti in caso di ovociti sovranumerari, nel caso di rischio di iperstimolazione ovarica, oppure per la preservazione della fertilità per chi, ad esempio, deve sottoporsi a terapie potenzialmente sterilizzanti. Congeliamo embrioni in caso di embrioni sovranumerari il giorno dell'embrotransfer oppure in caso di iperstimolazione ovarica. Congeliamo gli spermatozoi per motivi psicologici, ad esempio, nel caso, in cui vi sia il timore da parte del partner di non riuscire a produrre liquido seminale il giorno del prelievo ovocitario. Congeliamo spermatozoi in caso di oligospermia, in caso di biopsia testicolare e per la preservazione della fertilità. Per i pazienti che hanno il timore di non riuscire a produrre il giorno del pick-up, è possibile programmare il congelamento di una aliquota di liquido seminale nei giorni precedenti la sala operatoria. Vi verrà comunque chiesto di produrre liquido seminale fresco la mattina del prelievo ovocitario. I gameti e gli embrioni vengono crioconservati in azoto liquido a meno 196 gradi all'interno di contenitori criogenici. Al paziente o alla coppia verrà richiesto un consenso informato per la crioconservazione dei gameti e successivamente il rinnovo annuale di tale consenso per il mantenimento o l'eliminazione e un consenso informato per la crioconservazione di embrioni. Si richiede lo scongelamento di gameti dopo test di gravidanza negativo, dopo crioconservazione per iperstimolazione ovarica, dopo crioconservazione per preservazione della fertilità e per la ricerca del secondo figlio. Per quanto riguarda l'embryotransfer da scongelamento, per gli ovociti segue la stessa modalità del transfer dopo pick-up, quindi potrà avvenire in giorno più 2, più 3 o più 5 più 6. Per quanto riguarda invece gli embrioni, avviene la mattina stessa dello scongelamento. Si richiede alla partner femminile una preparazione endometriale farmacologica nei giorni precedenti. Per finire, presso il centro di fecondazione assistita di Lugo, è attivo il sistema BioMatch, che è un sistema che permette il riconoscimento, della coppia e del corrispondente materiale biologico tramite lettori ottici e, barcode. Ad ogni componente della coppia verrà consegnata una card personale identificativa necessaria in ogni tappa del percorso PMA. Grazie a tutti per la partecipazione e in bocca al lupo.